Nuovamente qua da voi, signore e signori, pronti con Game 4 di questa Best of 5 finale dello Spring Split di LEC 2-1 per i BDS. Ma i Mad Lions, appunto, hanno preso quell'ultima partita, quell'ultima vittoria nello scontro precedente. Ora torniamo con i BDS dal topo di mappa. Abbiamo già parlato un pochino prima in chiusura di cosa questo voglia dire, anche perché appunto nel Game 1 c'è stata forse la performance più dominante da parte del team svizzero. Sì, direi abbastanza concretamente il Game 1 è quello che ci ha lasciato in maniera abbastanza chiara con la più larga impressione che questi BDS avessero la finale in pugno. Poi dalla seconda partita c'è sempre quell'idea di ok, ti sei ripreso da una posizione molto difficile, ma ti sei comunque arrivato a cacciare in quella posizione difficile. Game 3, Mad Lions che finalmente si fanno sentire su questo tabellone. Io già sono contento di avere una quarta partita per vedere questi due team scendere in campo a darsene di santa ragione, a lottare per non solo questo trofeo, ma anche il posto alla Mid-Season Invitational di maggio. E andiamo quindi a vedere cosa i team ci offriranno in draft. Per i ban ormai sappiamo cosa aspettarci, non ci sono stati grossi cambiamenti nell'arco della serie. Per giusti Mad Lions, sempre qualche cambiamento, una volta Annie, una volta Zeri, la terza Cassiopeia, e quella Cassiopeia sembra essere un po' più un pick da rispettare. A proposito di rispettare, non c'è bannato Gragas, ma quella è Jinx che prende il suo posto. Già, Gragas non bannato potrebbe essere l'opportunità dei Mad Lions di ripiegare su quella corsia centrale. Un Gragas che a questo punto forse sta anche facendo rivalutare il ban di Cassiopeia. C'è anche da tenere in considerazione Vi, un pick molto importante. Rimane tutto disponibile perché l'eliminazione finale dei Mad Lions sarà Zeri. Per riequilibrare un pochino il playing field sulla corsia inferiore, Vi comunque è priorità troppo alta. Sì, anche perché per quello che sappiamo di Karzai, di quello che abbiamo visto storicamente da parte sua, c'è tanta preferenza per campioni che comunque soffrono quella Vi. Mi viene in mente il suo Aphelios in particolare, anche se oggi abbiamo visto il suo Ezreal che potrebbe districarsi un po' meglio dai controlli che quel campione potrebbe offrire. Per adesso non ce ne preoccupiamo, arriva il Gragas che ci spiegavamo, c'è anche Xayah a disposizione soprattutto, quindi arriva il suo lock. Già, Xayah è comunque un tiratore molto forte da dare in mano a Karzai, che ci ha già mostrato grandissime capacità con lo stesso. Crowny ha ancora la possibilità di ripiegare sul suo Aphelios. Potrebbe esserci uno spazio qua per andare verso Aphelios Thresh, quindi per la botlane del team BDS, e a questo punto slittare le solo lane ad una seconda fase di selezione. Questo andrebbe a esporre Cassiopeia, quindi BDS piuttosto che andare a prendere subito quella comoda accoppiata per Aphelios, sacrificano la Brov, lo mettono in una posizione un pochino più difficile, ma portano a casa la Cassio di Nuke. E andranno a chiudere come trittico iniziale Mad Lions con il Jayce, già overato in precedenza, anche lui passato indenne alla fase di ban, ormai sostituito stabilmente da quel Kennen, quindi per Chasey. Avremo forse la rottura del flex anticipata, però ce l'aspettavamo, il Gragas di Niski a prescindere sarà appunto Jayce in corsia superiore. Ora focus chiaramente sui supporti, abbiamo la giungla scesa un pochino in basso per i Mad Lions, quindi potremo vedere anche qualche banda a quella direzione, però credo che vada gestito Illisang prima di tutto. Sì, probabilmente. Beh, oddio. Bisogna vedere dove vuoi andare a litigarti il pick. Perché molto probabilmente per i Mad Lions a questo punto il pick di Illisang arriva comunque in R5. Non credo che lascerai il counter pick finale a Illyoya. Facendo così, realisticamente i BDS avranno comunque la prima selezione sul supporto. Quindi restringersi troppo il campo rischia di forzare la mano dei Mad Lions. No, il focus sembra essere l'altro ruolo assente, quindi la top lane per i Mad Lions, la giungla per i BDS. Vogliono assicurarsi i Mad Lions di trascinare Adam questa volta in un matchup che possa facilmente evitare con un tank. Chasey è probabilmente uno dei migliori carry player della top lane europea, quindi voler forzare il matchup, tra virgolette, scomodo per Adam sembra essere la miglior scelta. Mi smentiscono, come giustamente sottolineavi, vanno a bannare sia Wukong che Lee Sin, portano Illyoya a lockare comunque la sua Sejuani, non un pick anche questo che sarà sicuramente triste di giocare. Pensavo al gestire Illisang, perché anche qua, come la metti, gli apri al Blitzcrank, gli apri la possibilità di avere quel campione che viene lockato. Thresh
è forse la migliore opzione per Lavrov se non vuoi andare per un Enchantress, se non vuoi mettere un passivissimo Tahm Kench ad affiancare quella Felios. Ma soffri comunque il matchup contro il Golem di Ferro, quindi dovrebbe essere questo l'ultimo pick dei Mad Lions. Tra l'altro un po' una stranezza Xante per Adam. A memoria non ricordo game di Xante per Adam. E ok, non Blitzcrank, No, non un Blitzcrank. decisamente Cos'altro? no. Altro. In un game di eliminazione comunque, con la pressione a 1000, Pyke per il professore. Belli aggressivi quindi Mad Lions. Non vogliono mollare la presa su ciò che li rende loro. Ed effettivamente i dati rafforzano la mia memoria. Un game di Xante per Adam in questo 2023 e oltretutto una sconfitta. Non esattamente il matchup su cui i BDS vogliono vedere forzato il loro top laner. Adam, appunto, abbiamo raccontato la sua creatività, la sua unicità come giocatore. Ma giocare Olaf, giocare Darius non ti rende automaticamente un buon carry player, appunto, l'ho detto, secondo me la bravura di Adam non è nell'esecuzione meccanica, nella bravura meccanica di outplayarti su quei duelli, la schermaglia, il giocatore di Fiora, di Camille, di pick del genere. No, Adam è molto intelligente sul suo posizionamento, sul suo movimento con i campioni. E contro invece un giocatore meccanico come Chase, questo può comunque arrivare a punirti, può comunque arrivare a penalizzarti. Quindi stanno cercando di tenerlo in matchup dove quella top lane può essere abbandonata. Può essere mollata in mano all'avversario e non costi troppo. Anche perché parlando del carry player, io ho sempre il meme interno del game per split di Irelia, di Adam, che è quello che vuoi dimenticare, quello che glielo fai fare, lo fai divertire un po', poi però dal giorno dopo si torna a giocare i suoi campioni. Vedremo appunto come andrà questa partita su Xante per lui, dall'altro lato ad affrontarlo però il Pyke che vediamo per Illisang. Parlavi della sua energia, del suo coraggio, della sua voglia di tirarlo fuori adesso ad un passo dall'eliminazione. L'ultima volta che l'abbiamo visto era in Game 5 contro i G2. Vediamo un po' quindi se i Mad Lions riusciranno a tenersi a galla per ancora una partita. Se riusciranno a portarci a Silver Scrapes, a minacciare il reverse sweep. È una posizione che i Mad Lions hanno già affrontato in precedenza, anche se ovviamente poco resta di quei Mad Lions, della loro prima finale. Anzi, no, fu la seconda finale, fu quella contro i Rogue. Fu l'altra finale che non comprendeva Fnatic o G2 nella storia europea. Con il 2-0 dei Rogue e poi il reverse sweep dei Mad Lions. Grazie, veramente grazie mille. Molto generoso da parte tua, ma va bene, andiamo avanti. Guardiamo i setup di rune. Non c'è nulla di troppo particolare. Tre conquistatori. Forse ecco, quel Conqueror per Crowny può essere un po' la cosa un po' più strana. Però in generale su Aphelios abbiamo visto veramente di tutto, non ci sorprende. Vediamo, livello 1 ancora alla ricerca di aggressioni. Mad Lions, Karz e Illisang ormai hanno legato a questa corsia inferiore una regola di aggressione, sembra. E sì, forse lo scorso game l'hai detto, non era proprio il duo con cui andare a cercarla. Questa volta sono Beh, Xayah e Pyke. decisamente sì, decisamente meglio. Arriverà il primo arpione, a segno. Non partono gli auto-attack della pioggia di lame, solo ora Illisang li vuole utilizzare. Lavrov con la scossa d'assestamento assorbe tranquillamente il trade. Illisang si va a refullare quella barra grigia e inizia a premere, inizia a mettere pressione. L'abbiamo visto fare veramente tante volte questo lavoro a Illisang. Cooldown, utilizzare il suo arpione, range molto basso, trovare dei facili ingaggi sugli avversari, mangiarsi Summoner Spell, ne mangia due a Crowny al costo della sua sola ustione. Sì, Crowny qua un po' esoso forse nel voler impegnare subito quella spettralità e sperare che bastasse per evitare mandare a vuoto l'aggressione avversaria. Alla fine deve impegnare anche il flash. Quindi doppio vantaggio qua conquistato dai Mad che iniziano subito ad accendere i fornelli su questa corsia inferiore. Infatti guarda Sheo come deve catapultarsi verso la botlane. Yoya spottato, ma Sejuani vuole ovviamente tagliare la strada, vai, rendere la vita difficile. Non è un 1v1 che vuoi prendere, ma c'è Illisang, c'è Pyke. Non è mai un 1v1 nella giungla dei BDS. Anche Karzi si sposta lì in zona, alla fine andrà a recollare
Xayah senza problemi per cercare di mettere un po' più di pressione ad una Felios che ha appena farmato il suo quinto minion della partita, sesto in questo momento, ok, molto, molto in difficoltà su quel recall forzato a livello 1, ovviamente Crowny. Per Xayah c'è la possibilità di snowballare a partire da qui, non ha canalizzato il recall, ma non era veramente bisogno Karzai, c'era da evitare un difficile ma pur sempre possibile freeze dell'ondata in questo caso da parte dell'avversario. Occhio perché appunto con cioè, nelle vicinanze quel lume appena non riesce a coprire il campo dei Krug che in questo momento sta prendendo il jungler dei BDS, quindi Karzai Illsang senza troppe informazioni. C'è la lanterna di Lavrov per cercare di forzare l'aggressione, ma è un Thresh ancora livello 2 che quindi non avrà accesso a tutte le sue spell se vuole lanciare il jungler con la lanterna all'aggressione. Antonio che va in avanti, Hook? miasma nel tempismo più sbagliato possibile con Elioia lì in zona. Capisco l'idea di inseguire Niski, mangiare magari un flash visto che non c'era alcun mana per l'avversario, ma non sarà questo il caso. Lume piazzato, Illsang spottato. Mi sembra Xeo non sia stato ancora visto. Ora sicuramente no, se si sta muovendo così, non ci sono arrivati ping sulla sua testa. Quindi vuole ancora cercare una giocata. A livello 3 raggiunto da Labrov. Serve una sua giocata quasi miracolosa, ma Xeo inizia a canalizzare il recall. Tanto tempo speso in questa botlane. No, veramente tanto. Infatti, Illaoi già sta prendendo controllo della giungla topside. Potrebbe arrivare anche a minacciare la corsia superiore di Adam, che ancora una volta viene un po' schiacciato sotto torre da una fase di corsia abbastanza dominata da Chasey, come ormai questa serie ci ha abituato a vedere. Un Adam che, appunto, adesso verrà aggredito, probabilmente divato qualche secondo prima che la wave arrivi a minacciarlo. Prova ad andare direttamente su Illaoi, abbandona la torre per quanto possibile. C'è Xeo lì in zona. Ottima Bella schivata. schivata, sì. Trova lo spaccaferro lì su Illaoi all'avversario. Flash in da parte di Adam, ma flasha verso la sua morte. Il primo sangue è su Chasey, smartellata per allontanare Xeo. Prima che possa arrivare quel pugno, arriva anche Niski a tagliare la strada. Xeo va comunque in, nonostante la visione. Questo è un disastro. Kill regalata a Niski. In questo caso c'è stata anche azione botlane, abbiamo visto, ma nulla di troppo grave rispetto a quello che è appena successo qua. Inizia forse un po' a cedere il mental dei BDS, arrivati alla quarta partita di questa serie. Pressione che si alza su quella corsia superiore. L'esecuzione era buona fino a un certo punto, ma ancora meglio la reazione dei Mad Lions. Chasey sempre in controllo di quello scambio. E purtroppo con la rotazione di Niski e un Nuke che era appena ricollato, era appena tornato in base, non molto che i BDS potessero permettersi. Hanno bluffato con una mano purtroppo vuota e sono stati puniti. Illaoi si affaccia anche in corsia inferiore, va sul drago infernale, la prima stack sarà di questa partita, 1800 gold di vantaggio da parte dei Mad Lions grazie a quell'azione che ha tinto di rosso la scoreboard in basso, veramente troppo troppo comodo quello che sono riusciti a ottenere. Da qua possono iniziare a snowballare la mappa, tra l'altro lo dicevo anche a proposito della serie precedente di cui ho parlato, quella contro i G2. In quel game Illsang ancora sta facendo un ottimo lavoro in lane, ma non ha fatto il lavoro per cui vai a prendere Pyke. Non è ancora arrivato quel grosso afflusso monetario che ti dà la Già, sua suprema. Quindi si può solo che salire da qua per i med. assolutamente. E c'è ancora purtroppo per loro la minaccia di quel continuo scaling che i BDS hanno riconquistato nel Chiaro. draft della loro composizione. C'è pur sempre quell'elemento di bisogna stare attenti perché a un certo punto quella Felios avrà i suoi tre oggetti, quella Cassiopeia avrà i suoi tre oggetti e i BDS ci hanno abituati a temere quel threshold, quel livello di risorse acquisite da parte dei loro carry. Però finora i Mad stanno facendo i passi giusti in questa partita. Occhio qua perché c'è l'all out da parte di Adam, un livello sotto, ma i danni li conosciamo fin troppo bene da parte di Jay, di Xante, e invece Chasey a trovare la kill in risposta con il suo Jayce, in questo caso davvero. Una manciata di HP sono quelli che bastano per trovare quelle Shock Blast botlane, non ci dovrebbe essere aggressione, zonati da quel lume di controllo purtroppo i BDS. Mi viene da dire qua di nuovo una piccola piccolo errore meccanico, piccola mancanza da parte di Adam. Dovrei rivedere il replay su quell'azione, però Chasey ancora una volta straripante in questa fase di corsia. 2-0-1, 100% di kill participation per lui, 1700 gol di vantaggio con adesso la seconda placcatura abbattuta. Grandi fan dei Mad Lions nel pubblico, c'è da dire. Sì. Entusiasmo
esondante. Veramente alle stelle, sicuramente. Oh mio Dio, quello è un eclipse prima degli 8 minuti, Chasey. Wow, Cioè, ma... 7,56 è un ritmo più che serrato. Nel senso, va bene, hai due uccisioni e sono tante quelle sicuramente. Hai farmato tanto, hai tanto svantaggio dell'avversario, ma dovrebbe essere Adam povero, non tu così ricco. Cioè, veramente tanto presto quell'eclissi è arrivata. Sì, è vero che non c'è praticamente nient'altro. Cioè, Eclissi e Lacken della Dea non si è neanche fermato a comprare i sandali, a comprare le pantofole, quel Jace. Però 8 minuti e mezzo, rotazione neanche necessaria attorno a questo messaggero, che tra l'altro non è, ci faccio caso adesso nel corso della serie, non è qualcosa attorno al quale si è mai giocato in queste 4 No. partite. Non abbiamo mai visto quella classica formazione di ruotare magari anche la bot e intercercare un fight attorno al messaggero, ormai no. Ormai la maggior parte delle volte è una rotazione che arriva dalla top lane invece, per giocare magari attorno ad un drago. Ed è un peccato per i BDS perché è una forma che a loro piace molto, ruotare la Brav, mantenere Crown in bot lane a farmare, permettergli di giocare quella fase di corsia che tanto è bravo a fare. Flash spanciata a barile, ma evitato da quell'ottimo sidestep. Ma non sarà abbastanza Oh! per Nuke, invece sì, il flash suo è ottimo per uscire da questa situazione! Tiro da tre per la terza uccisione, non ci crede neanche Pad, ma Chasey si sta prendendo in mano questa partita. Wow, che gran giocata. Anche qua finezze meccaniche. Mi trattengo forse un attimo. È arrivato un chakram da non so Ok. neanche dove. Un paio di dettagli tra, a partire dal barile di Niski, che non so cosa si fosse se l'avesse semplicemente missato, oppure se era a cercare di coprire un qualche movimento, perché l'ha tirato indietro, non particolarmente avanti. Adesso occhio però botlane. Crowny e la Braum potrebbero essere nei guai. Attivata da Crowny per allontanarsi. Caricata l'arpione. Assegno sulla Brava. Arriva anche la veglia lunare. Illissac subisce tanti Crowny. danni. La morte di Abissi non trova l'uccisione. Crowny trova lo scambio. Ma Karzi risponde anche lui con una kill. Cadono i due supporti. Si salva Crowny veramente di un soffio. Perché Illissac inizia a canalizzare la Suprema. Non trova il bersaglio. Ma fa comunque male ora Pyke. Sì, veramente di un soffio. E questa è una kill che un giocatore leggermente meno capace di Aphelios non avrebbe trovato, perché la rotazione di armi è stata perfetta per Crowny, anche se non aveva la diciamo piena alimentazione di Chakram con Severum. Lo menziono dopo. Prima rivediamo questo play. Appunto, il barile di Niski è arrivato indietro. Il flash di Sheo ha fatto colpire la ulti di Sejuani su Nuke. Guarda questo step all'indietro di Sì. Chasey per evitare lo sguardo pietrificante. Semplicemente meraviglioso. E poi, l'hai detto, il tiro da tre, si ferma un attimo sulla linea, tira il fiato e la insacca. E qua appunto, arma verde e arma bianca. I Chakram si accumulano, la Suprema per prenderne altri, switch sull'arma bianca, marcia avanti e tutto DPS necessario, con anche il Gravitum, resettando quindi l'abilità, la Q e l'attivazione del Gravitum per dare il colpo di grazia a Illissang. È stata una giocata veramente sul filo del cooldown, sul filo della munizione quasi, per Crowny. La Brav qua con i sensi di ragno, piazza quel lume veramente antiprofondità, poi si tanca la Oi. torre. No. No. No, decisamente no, anche perché Crowny ora è da solo. Con Sheo che è scappato dall'altro lato di mappa, barile rotolante, barile esplosivo, dritto tra le fauci del cinghiale. Arriva il permafrost, arriva un altro barile. Niski ringrazia, due uccisioni anche per lui. Lions hanno trovato il loro ritmo. 7-1 a 11 minuti e mezzo, quasi 5.000 gold di vantaggio. Sembra di vedere un'altra squadra. Sembra di vedere due altre squadre, onestamente. Un completo 180 rispetto alla prima metà di questa serie. I Mad Lions già ci stanno iniziando a promettere quel Game 5, già ci stanno iniziando a promettere quel Silver Scrapes. Non ancora il Reverse Sweep magari, però una serie piena sicuramente. La Brav qua tirata un po' di orecchie, appunto Karzi era stato visto brevemente, quindi il lume un po' fa anche capire, ma è fregato dal minion che muore. L'aggro della torre effettivamente se lo stava tankando un minion, ma non perché l'ondata fosse lì, perché era un minion particolarmente precoce, particolarmente avventuroso che si era fatto avanti rispetto al resto dell'ondata. E la Brav pensava che ce ne fosse un altro a seguire per prendersi l'aggro della torre dopo la sua morte. Così non è stato. Tutto troppo facile adesso per i Mad Lions, veramente tutto troppo facile, un controllo straripante in questa partita che si poggia su Chasey, che si poggia ora, si può poggiare almeno anche su Karzi, che sta diventando sempre più grosso. Niski in movimento dalla mid lane è una minaccia e ora saranno una minaccia anche Lioi e Illissang per Adam. Sta
Sta arrivando il messaggero da molto lontano, ma non serve neanche quello per divare. Stanno solo aspettando che Adam faccia qualche errore. Arriva lo shot blast che non va a segno. Testata che abbatterà la torre. C'è l'all-out sul tentativo di Lisang di trovare il grab e la risacca, ma viene stordito. Arriva la morte dagli abissi. Arrivano i gold di cui parlavamo. Arriva un vantaggio gigantesco per i Mad Lions. E oltre al danno da beffa, perché Adam ha pure cercato di flashare il muro per uscire fuori dal range della morte degli abissi, ma l'ultimo parire spanciata. Bomba da parte di Niskila, che in forse la stitta un'altra uccisione. E qua i Mad Lions ormai stanno facendo questo game loro. Siamo a 7000, oltre i 7000 gold di vantaggio per il team spagnolo. Queste sono pressioni che continuano a salire e i BDS hanno sì una promessa di scaling, ma non so se potranno mai arrivare a mantenerla. Sono giganteschi, sono veramente troppo troppo grossi al momento. Ci sono quei 1000 gold che ci sono tra la bot lane di differenza, non rendono bene l'idea di quanto possa fare Xayah in più di Aphelios al momento. In top lane non ne parliamo nemmeno, non è neanche descrivibile quello che può fare ora Chasey. Ormai i Mad Lions hanno aperto le... guardava 2100 gold dalle placcature, 12 placcature conquistate in questo early game, una sola torre alle due. Vado su Illisang, ok, almeno è una kill per Crowny, restituisci qualcosa al momento, ma intanto Niski continua a pushare. La torre la prende? La torre non la prende, se ne va. Aspetta un po', ovviamente non ci sono informazioni sugli avversari, li ha visti l'ultima volta in quella zona di giungla. Forse la torre cadrà ugualmente con lo sforzo dei minion? No! No, 35 HP ci mostra la regia. Un paio di auto-attack, forse Niski sta facendo conti a mente. Non precisissimi, proprio nei guai. Decisamente nei guai. E Karzi ringrazia. Un'altra kill per lui, la quarta della sua partita. Rampage per la D-Carry dei Mad Lions. Rampage per tutti i Mad Lions, perché veramente sono scatenati, sono fortissimi e in forma. Kosha non trova neanche lo spaccaferro su Niski, che stava... lo stava baitando, lo stava sfidando ad andare in con il flash a disposizione, con il barile esplosivo. E ora Illisang si sposta, arriva l'ingaggio. Ma nel frattempo ci spostiamo bot lane, in mid, scusate, perché la D carry, il bot laner dei Mad Lions, trova la torre. Sta venendo trovato il messaggero. Stanno diventando 8000 i gol di vantaggio dei Mad Lions e non vogliono saperne di fermarsi. No, no, si tira dritto. Oh, vabbè. Oh, mio Dio. Ouch. Quello ha fatto male. Ho fatto male. Mi sa che... guardare il Davide pubblico. Cambia le grafiche, tranquillo, cioè, non c'è maledizione che tenga, puoi fare quello che vuoi. Segnale dalla regia, ma mi sa che a questo punto iniziate già a scaldare i muscoli, fate stretching, preparatevi per ballare sulle note di Silver Scrapes. Questo game, 16 minuti, ma già... no, non posso chiamarlo, non siamo ancora a 15.000 gold, non posso ancora dire niente. Non posso ancora tradire i miei stessi principi, però siamo a 9.900. Sì, esatto, cioè nel senso... non siamo a 10.000, siamo a 9.000. Siamo a 9.000 a 16 minuti, no, infatti, cioè, cosa vuoi che sia. Ovviamente con questa torre e con la kill su Adam arriviamo tranquilli a quei 10.000, non ti preoccupare. Se la trova Illisang con la suprema, la kill andiamo anche oltre, ma poco importa, andrà giù. Per adesso solo la struttura e forse anche Sheo. Karzi dasha in contro una Vi che è costretta a flashare via. Sì, libertà totale su questa corsia centrale, sa che non ha nessun avversario nelle vicinanze. Arpione, cioè Gravitum, prigione cruciale. Che non va a segno, sono arrivati 10.000 gol di vantaggio. Chasey, mio Dio, Chasey, che adagio. Danni. Adagio. Dateci piano. 10.000 gol arrivati, Mad Lion sempre più insistenti, messaggero droppato in questa corsia centrale, torre abbattuta. Questo è proprio il classico game da Mad Lions. Se la sentono, they're feeling themselves. Potrebbe essere nell'interesse dei BDS di lasciare questo game più in fretta possibile, così da evitare di dare altri minuti per aiutare i Mad Lions a riprendere il loro ritmo, a rimettersi nel loro territorio. Potrebbe veramente... Questo è uno di quei game dove se fosse consentito un FF lo tirerei.
Sai, no, tu, ovviamente adesso con il tuo castare anche VGC hai in Sì. mente lo scenario in cui il primo game è finito, ti prendi gli ultimi turni, non fai FF, non ti arrendi nella partita perché ti prendi gli ultimi istanti per flowchartare, no? Per Sì, continuare a sì. prendere appunti mentre i turni scorrono. Non so se puoi fare la stessa cosa intanto in League of Legends, ma soprattutto mentre ti vedi proprio fisicamente la partita andare così davanti. Cioè, questo è veramente demoralizzante per i BDS, per come si era messa la serie. Già, già, questo è pesante. Questo appunto è uno di quegli angoli, tipo no, no, faccio FF qua, proprio chiudo qua, perché così almeno non gli faccio vedere qual è il quarto Pokémon che ho portato. Non gli do altre informazioni inutili. È un arrendersi che ha un'utilità, a mio avviso. Sì. Perché più i Mad Lions stanno in questa partita, con questo controllo, più arriveranno carichi nel Game 5. Non è neanche, a questo punto non è neanche questione di se, è una questione di quanto. Quanto? La risposta è tanto, perché comunque tanto, tanto i Mad Lions stanno andando in questa partita. La cosa che volevo sottolineare, Chase ha chiuso il Serilda prima della Muramana. Ha fatto tutto quello con la Mana Mune. Non era il massimo potenziale di danno che poteva avere con gli oggetti che aveva a disposizione. È veramente fuori di testa lo scalino che può ora completare Chasey in questo passaggio. E guardalo, sta flancando dalle spalle Adam. Madonna, non lo se l'aspettava, non l'aveva vista arrivare. Arriva una Shock Blast. Voglio vedere questo fight. Non fatemi vedere il game No, che no. finisce, fatemi vedere l'1v1. Voglio vedere cosa combina Chasey. Flash in avanti. Vai in, Adam flasha via, bulbo esplosivo per salvarsi. Allora forse spostiamoci in top lane, perché comunque trovano una kill barile esplosivo che riallontana, anzi arriva solo ora il barile, ma wow, altro che riallontana. Blocca lì Crowny e Karzai ringrazia con la gale force in avanti. Già, un angolo abbastanza perfetto lì da parte di Niski, c'è da dire. Crowny aveva ancora appunto Flash Ghost disponibile, poteva riposizionarsi, non pensava che quel barile avrebbe schiacciato al muro, pensava gli avrebbe dato la spinta necessaria per allontanarsi, invece niente da fare, Mad banalmente scambiano uno per uno, che non è un'ottima cosa per loro, quando sei No. 12.000 gol di vantaggio non vorresti scambiare uno per uno, vorresti scambiare alla pari. Sono uccisioni in tasca a Crowny, Crowny che è ancora lontano dal suo secondo oggetto, mancano ancora gli ultimi gold per chiuderlo. Nuke, 2 Eccoci. minuti dal potenziamento del bastone secolare, la Brov. Oh no, dai, No. non ho hittato. Volevo vedere, era proprio l'esperimento in questo caso. Vanno sulla Quella era Brov. un auto-attack. Ok. Sheo, mi sa che c'è bisogno di abbandonare la nave. È il prossimo. Sheo sarà decisamente il prossimo. Spaccaferro per scappare. Alla fine dovrebbe salvarsi, ma sono già sul Barone Nashor anche senza il proprio jungler. I Mad Lions, ovviamente, allontanata vai. Non c'è possibilità alcuna per i BDS di contestare l'obiettivo. Questo aumenterà ulteriormente il divario monetario. Vedremo quanto arriveranno ora i Mad Lions. Quanto in fretta arriveranno al Nexus avversario. Perché il fatto che ci abbiano messo 21 minuti è anche strano per come si era messo il game a un certo punto. Già, è vero. È pur sempre natura del gioco. A un certo punto a un certo punto il ritmo banalmente rallenta. Ecco, stavolta non è l'overlay. Ci sono due cappe dell'agilità nell'inventario di Karzai, giusto? O Sì, le sto vedendo solo io? Non è. è chiaro. Ok. Vabbè, nel senso, cioè, se il game è finito adesso e hai 1200 gold, non prendi la Cosa Ziyal, compri? cioè, non è. Beh, Wow. effettivamente. È vero, perché una ti serve per avvicinarti al completamento dei saluti Lord Dominic, e l'altra è probabilmente il migliore investimento sui danni che puoi fare. Perché comunque hai le Navori, comunque quel crit bonus aumenta il danno delle tue abilità. Anche per gli auto-attack, aumentare la probabilità del critico a questo punto è comodissimo, cioè nel senso fa veramente tanto 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 in più per il DPS di una Xayah. Adesso parte la serie, i BDS sono comunque lì in zona e i Mad Lions sono cauti, non si fanno ingolosire dalla possibilità di chiudere il game, anche perché nel frattempo, mentre sono in 4, c'è ovviamente in missione split push Il il Pyke di professore. Illisang, chi altro se non lui. No, Jace, no, quando mai? Quando hai il campione designato per essere una professione da sai? No, 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 mandaci Pyke. Cioè, riesce a evitare con lo spaccaferro la prigione glaciale veramente per un soffio, ma non potrà bloccare questo assedio. La torre va giù, non rimarranno sull'inibitore, ma forse l'inibitor verrà preso proprio dal professore in corsia superiore. Nel frattempo si rifanno sotto i Mad Lions. Crowny prova a minacciare col suo Severum. Ora,
cambia armi, neanche il setup migliore per combattere, flash da quel barile esplosivo per non essere spinto verso il team dei Mad Lions. Quella l'abbiamo vista stavolta, la shock blast sulla bro. L'abbiamo visto il danno, decisamente sì, da parte di Chase. Giù il primo inibitore, giù il secondo, giù anche il terzo. I Mad Lions vogliono solo chiudere il game. Controllo totale, 50 secondi di mano del barone. Un'altra ondata che sta arrivando dalla corsia centrale. Una gran valanga di danni su Sheo. Uncino che non va, e mi sa che i Mad con questo porteranno l'assedio e il fight per lanciarsi verso il game 5. Non sto vedendo shock blast interessante a parte di Fede, non riesco ad avere chiaro in mente. Flash e sguardo petrificante vanno tutti su Nischi, che va anche in stasi e trova la prima uccisione. Karzi troveranno presto anche la seconda, proprio grazie a uno shock blast, lo shutdown su Nischi alla fine è arrivato. Ma poco ti importa, già sulle torri Mad Lions, già col full focus sul Nexus avversario, per portarci a game 5, per far risuonare Silver Scrapes per un'altra volta ancora in questi playoff. Un solo game separa una di queste due squadre dal titolo. I Mad Lions sono lanciati verso l'obiettivo. Un team emotivo, li abbiamo sempre definiti così. Un team che gioca tanto di momentum, gioca tanto di carattere. E a un passo dal reverse sweep adesso. Questa è la zona Mad Lions, inquadrata dalla telecamera. Proprio la targa che commemora quel loro trofeo. Un reverse sweep già accaduto in precedenza. Una chance di riprendersi la vetta dell'Europa dopo che sono stati così tanto screditati in uno split dove la stagione regolare le best of one hanno chiuso in ottava posizione a malapena, con uno spareggio per conquistarsi il posto nel group stage, con un group stage comunque faticoso e faticato, ma dei playoff ad ora impeccabili. I Mad Lions hanno la chance di fare il miracolo, hanno la chance di redimere con una totale inversione il loro 2022, dove la presenza al campionato internazionale fu dettata dalle sole vittorie in best of one, con 2023, dove le serie prolungate sono il loro terreno di gioco. E abbiamo scherzato tanto sul fatto che eliminare per loro il G2 potesse essere il peggior favore che si sarebbero fatti, ma no, hanno veramente... Si sono lanciati verso una rincorsa incredibile in questa finale, rincorsa tra l'altro che è diventata veramente la parola giusta, perché abbiamo scherzato, no, sul 3-0 che Nischi ha mimato durante l'entrata. Beh, è un 2-0 in qualche modo adesso, dopo che hai subito un 2-0 a tua volta. Il River Sweep sembra veramente a portata di mano dopo questo Game 5, Game 4, scusate. Cos'è un reverse sweep se non un 3-0 dopo essere partito con due game di svantaggio? La profezia comunque è lì. Siamo a un passo dalla risoluzione. Un game 5 che adesso richiede un reset totale da parte di BDS. Perché questo game era il loro game da blue side, era il loro ritorno dalla trimappa favorevole, una draft dove potevano ovviamente cercare degli svolgimenti precisi, ma hanno lasciato così tanto ai Mad che i Mad amano giocare. È rimasto quel Jace, è rimasto quel Gragas, quelli che sono i pick dei Mad Lions. Nischi, credo con questo Gragas, forse non ancora totalmente... Se non imbattuto, mi viene da dire quasi. Dovrebbe aver perso, perché c'è stata proprio l'intervista in cui si è parlato della sua sconfitta anche su Gragas. Era sorpreso anche lui del fatto che fosse arrivata. Però sì, cioè comunque sono percentuali altissime quelle del suo rate sul campione. Iniziato a giocare quasi per caso. L'ho visto giocare in LCK e ho detto, ma sì, perché no? E il perché no ti sta portando adesso... A un punto dall'MSI, a un punto dalla vittoria, a un punto per Nischi, questo da sottolineare, dal suo primo titolo LEC. No. Ho la risposta comunque, sono sì. In questo anno 2023 10 partite, 9 vittorie. Sì. La sconfitta arrivò nel game 3 della finale della Winter. Giusto. Quindi è uno spring dove il Gragas di Nischi è ancora imbattuto. È uno spring dove questo campione sta dimostrando un enorme valore. È uno spring dove a questo punto mi viene da dire che anche quel Jace non possiamo più permettere di lasciarlo in mano a Mad Lions, perché Chasey ha fatto scuola di top lane in questa partita. Un game
dalla top difference veramente rilevante e notevole. E adesso occhio al futuro, perché i BDS dovranno risolvere non soltanto il mistero di come gestire la draft attorno a tutti questi pick così pericolosi e esplosivi, ma anche ritrovare il loro ritmo, la loro energia, la loro forza, la loro voglia, il loro momentum in una serie dove avevano tutto in mano e poi adesso si trovano l'acqua alla gola. È un momento delicatissimo e direi che i Mad Lions ci arrivano con una marcia in più. Decisamente, ci arrivano con una marcia in più, sono decisamente loro adesso quelli, anche solo per appunto come si è piegata la serie, i favoriti in questo, entrando in questo Game 5. Mi aspetto comunque BDS mantenere il blue side, perché è quello che ti può permettere di gestire un po' meglio la draft dal punto di vista che serve a loro, negare i pick forti agli avversari fin da subito, avere dei power pick. Però il problema è quello, i ban 3 sono, cioè nel senso, togli Kennen perché devi, Rakan puoi anche non toglierlo, però poi ti esponi alla possibilità di avere Xayah Rakan, perché comunque Xayah non la banni in questo periodo. Jinx è stata bannata nel game precedente, Jayce inizia a essere da bannare forse, Gragas dovrebbe ritornare un ban, e i ban sono più che finiti. È veramente sì, un problema ora iniziare è una di quelle situazioni dove devi iniziare a pensare, banno solamente i campioni che non giocherei io. Quindi Jinx la lasci disponibile, Vi la lasci disponibile, Annie la lasci disponibile, Rakan la lasci disponibile, Kennen, Jayce, Gragas, direi. Sono i tre che più saltano all'occhio, perché per come si sta evolvendo la serie non penso che vorranno andare a giocarsi un game finale rischiando un pick di carry così particolare per Adam. E quel Gragas è il Nisqy Special, è un rispetto che a questo punto devi cedergli, non c'è altro modo per gestire questa dinamica. Se l'è guadagnato, si è guadagnato quel rispetto ed è un ban che devi impegnare. E allora è il momento, signori, tutti quanti pronti con le vostre mani verso il cielo per farle ondeggiare, per sentire le note di Silver Scrapes che risuoneranno durante questa pausa in attesa del Game 5 tra BDS e Mad Lions, per vedere chi staccherà il biglietto per Londra, chi alzerà in alto il trofeo dello Spring Split di LEC. A tra poco.